Manoscritto trovato sulla costa dello Yucatan. Il 20 agosto 1917, io, Karl Heinrich Graf von Alberg Ehrenstein, ufficiale della Imperial Marina Germanica al comando del sottomarino U-29, affido il resoconto contenuto in questa bottiglia alle acque dell'Oceano Atlantico, in un punto a me sconosciuto, ma probabilmente a 20 gradi latitudine nord e 35 longitudine ovest, dove la mia unità giace in avaria sul fondo del mare. Lo faccio nell'interesse del pubblico, al quale intendo riferire le insolite avventure che ci sono capitate, perché non è probabile che io sopravviva per fare rapporto di persona. Le circostanze in questione, infatti, sono pericolose quanto straordinarie e non hanno causato soltanto l'avaria dell'U-29, ma il disastroso cedimento della mia ferrea volontà tedesca. Il pomeriggio del 18 giugno, come riferito via radio all'U-61 diretto a Kiel, silurammo il cargo inglese Victory in rotta da New York a Liverpool, a 45 gradi 16 primi latitudine nord e 28 gradi 34 primi longitudine ovest, permettendo all'equipaggio di allontanarsi sulle scialuppe per ottenere un buon cinegiornale da consegnare all'ammiragliato. La nave affondò in modo abbastanza pittoresco, prima la poppa e poi la prua che si innalzava al cielo, mentre lo scafo andava giù a perpendicolo con l'oceano. La nostra cinepresa non perse un solo particolare e rimpiango che una pellicola così efficace non debba arrivare a Berlino. Dopo aver finito le riprese, affondammo le scialuppe accannonate e ci immergemmo. Quando tornammo in superficie, verso il tramonto, trovammo sul ponte il cadavere di un marinaio, abbarbicato alla murata in modo singolare. Il disgraziato era giovane, piuttosto bruno e di bell'aspetto. Probabilmente italiano o greco, indubbiamente dell'equipaggio del Victory. Aveva cercato rifugio, evidentemente, sulla stessa unità che si era vista costretta a distruggere la sua. Un'altra vittima dell'ingiusta guerra di aggressione che i porci e ingrati inglesi hanno scatenato contro la comune patria germanica. I nostri lo frugarono in cerca di souvenir e nella tasca dell'abito trovarono una minuscola scultura d'avorio che rappresentava una testa giovanile coronata dall'oro. Il mio secondo, tenente Clance, giudicò che l'oggetto fosse molto antico e di valore, per cui lo tolse agli uomini e lo tenne per sé. Come fosse venuto in possesso di un semplice marinaio, né Clance né io siamo riusciti a indovinare. Quando il morto fu gettato in mare, avvennero due incidenti che misero in subbuglio l'equipaggio. Gli occhi del poveraccio erano stati chiusi, ma nel portarlo verso il parapetto si spalancarono e molti ebbero la strana impressione che guardassero in modo beffardo Schmidt e Zimmer, che erano chini su di lui. Il nostro uomo Müller, uomo piuttosto anziano e che avrebbe avuto tutte le rotelle a posto se non fosse stato un vile alsaziano, si impressionò talmente che tenne d'occhio il cadavere in mare e giurò che dopo essere affondato un poco si fosse messo a nuotare sotto il pelo dell'acqua filando verso sud. Clance ed io non gradimmo questa dimostrazione di ignoranza paesana e facemmo una dura reprimenda agli uomini, specialmente a Müller. Il giorno dopo si determinò un'altra situazione incresciosa, stavolta a causa di un malessere degli uomini. Alcuni di loro soffrivano per la tensione accumulata durante il viaggio e avevano avuto gli incubi. Parecchi sembravano scossi o in uno stato di torpore e dopo essermi accertato che non fingessero, li esonerai dai loro compiti. Il mare era piuttosto cattivo e scendemmo a una profondità dove le onde creavano meno problemi. Fatto questo, trovammo una situazione di relativa calma, a dispetto di una corrente del sud
che continuava a stupirci perché non risultava dalle carte e non ci consentiva di identificarla. I lamenti dei malati erano decisamente fastidiosi, ma poiché non demoralizzavano il resto dell'equipaggio, non ricorremmo a misure estreme. I nostri progetti consistevano nel rimanere dove eravamo e nell'intercettare il piroscafo Dacia, menzionato nelle informazioni ricevute dai nostri agenti a New York. Nella prima serata tornammo in superficie e trovammo il mare meno pesante. Il fumo di una nave da guerra si alzava verso nord, ma la grande distanza e la nostra abilità nell'immergerci ci salvarono. Ci preoccupavano, tuttavia, i discorsi del nostromo Müller, che diventavano via via più pazzeschi con l'avvicinarsi della notte. Era piombato in un deprecabile umore infantile e balbettava di certe sue allucinazioni. Dagli oblò sottomarini apparivano i cadaveri di uomini che lui riconosceva nonostante lo sfiguramento e che andavano alla deriva fissandolo intensamente. Si trattava di compagni che Müller aveva visto morire durante le nostre vittoriose incursioni e sosteneva che il giovane marinaio da noi trovato sul ponte e ributtato in mare fosse il loro capo. Tutto questo era macabro e anormale, per cui ordinammo che il nostromo fosse chiuso in cella e frustato severamente. L'equipaggio non gradì questa misura punitiva, ma la disciplina è indispensabile. A una delegazione guidata dal marinaio Zimmer negammo il permesso di espellere in mare la curiosa testa d'avorio. Il 20 giugno i marinai Boom e Schmidt, che erano stati male il giorno prima, esplosero in una crisi di follia violenta. Dovetti rimpiangere che nel nostro equipaggio non ci fosse un medico, perché le vite tedesche sono preziose, ma il folle delirio dei due, a proposito di non so che terribile maledizione, rappresentava un duro colpo alla disciplina, per cui dovemmo adottare misure drastiche. L'equipaggio la prese male, ma Müller in compenso si calmò e non ci diede più fastidio. A sera lo liberammo ed egli si dedicò ai suoi compiti silenziosamente. Nella settimana che seguì, fummo tutti piuttosto nervosi, aspettando il Dacia. La tensione fu aggravata dalla sparizione di Müller e Zimmer, che indubbiamente si suicidarono per sfuggire alla paura da cui erano attanagliati, anche se nessuno assisté al loro salto fuori bordo. Della scomparsa di Müller fui piuttosto contento, perché anche in silenzio aveva un cattivo influsso sull'equipaggio. Ormai tutti avevano la tendenza a stare zitti, come rosi da un terrore segreto. Molti stavano male, ma nessuno creava fastidi. Il tenente Clance cedette al peso della tensione e cominciò ad agitarsi per la minima sciocchezza. Per esempio, lo stuolo di delfini che si raccoglievano intorno all'unità, sempre più numerosi, e la crescente intensità della corrente verso sud, che le carte non indicavano. Col passare del tempo fu evidente che avevamo mancato l'incontro con il Dacia. Fallimenti del genere non sono rari e nell'insieme fummo più contenti che delusi, perché adesso non ci restava che tornare a Wilhelmshaven. A mezzogiorno del 28 giugno puntammo a nord-est e nonostante qualche comica difficoltà creata dallo scontro con i delfini, ci mettemmo in rotta. L'esplosione nella stanza dei motori alle 2 pomeridiane fu una completa sorpresa. Non si erano notati difetti nei macchinari o negligenze da parte degli uomini, ma all'improvviso il sommergibile fu squassato da un terribile urto. Il tenente Clance si precipitò in sala motori, dove trovò il serbatoio del carburante e gran parte dei macchinari fracassati. I macchinisti Saab e Schneider erano rimasti uccisi sul colpo. La nostra situazione si era fatta improvvisamente grave, anche se i rigeneratori chimici dell'aria erano intatti
e gli strumenti per immergere e far riemergere il sommergibile funzionavano a dovere, come del resto l'apertura dei portelli. Da quel lato non avremmo dovuto preoccuparci finché l'aria compressa e le batterie di riserva fossero durate. Ma non potevamo far avanzare il sommergibile né guidarlo, e cercare rifugio nelle scialuppe sarebbe equivalso a consegnarci nelle mani di un nemico irragionevolmente prevenuto contro la grande patria tedesca. Quanto alla radio, aveva smesso di funzionare da quando ci eravamo messi in contatto con un U-boot gemello per l'affare del Victory. Dall'ora dell'esplosione e fino al 2 luglio andammo costantemente alla deriva verso sud, quasi senza piani e senza incontrare altre navi. I delfini circondavano ancora l'U-29, fatto piuttosto notevole se si considera la distanza che avevamo percorso. Il mattino del 2 luglio avvistammo una nave da guerra che batteva bandiera americana e gli uomini, desiderosi di arrendersi, diventarono piuttosto inquieti. Alla fine, il tenente Clance dovette sparare a un marinaio di nome Traube, che istigava con particolare violenza a compiere quest'atto antitedesco. L'equipaggio si calmò un poco e potemmo immergerci indisturbati. Il pomeriggio seguente apparve da sud un grande stormo di uccelli e l'oceano cominciò a sollevarsi minacciosamente. Chiudemmo i portelli stagni e aspettammo gli sviluppi, finché ci rendemmo conto che dovevamo immergerci o essere travolti dalle gigantesche ondate. Pressione dell'aria e disponibilità elettrica erano in netto calo e volevamo evitare qualsiasi spreco delle nostre scarse risorse meccaniche, ma in questo caso non c'era scelta. Non scendemmo troppo e quando, dopo molte ore, il mare si fu calmato, decidemmo di tornare in superficie. A questo punto andammo incontro a nuovi problemi, perché l'unità non rispondeva ai nostri comandi e gli sforzi dei meccanici erano inutili. A mano che il terrore della prigionia sottomarina sopraffaceva gli uomini, alcuni cominciarono a imprecare contro la scultura d'avorio del tenente Clance. In seguito, la vista di una pistola automatica li calmò. Cercammo di tenere occupati quei poveri diavoli più che potevamo, obbligandoli a provare e riprovare le macchine, ma sapevamo che era inutile. Di solito, Clance ed io dormivamo ore diverse, e fu durante il mio turno di riposo, verso le 5 antimeridiane del 4 luglio, che scoppiò l'ammutinamento generale. Sospettando che fossimo perduti, i 6 luridi marinai che restavano a bordo si erano abbandonati a una furia pazzesca e ci rinfacciavano di non esserci arresi alla nave Yankee 2 giorni prima. Erano in preda a un vero e proprio delirio di rabbia e vandalismo e urlavano sciocchezze a proposito della maledizione della testa d'avorio, ma anche dal giovane Bruno che li fissava dagli oblò e poi scompariva a nuoto. Il tenente Clance sembrava paralizzato e inefficiente, come del resto ci si può aspettare da un molle ed effimero renano. Sparai a tutti e 6 gli uomini, perché ormai era indispensabile. Poi mi assicurai che nessuno fosse rimasto in vita. Espellemmo i cadaveri dal portello stagno e restammo soli sull'U-29. Clance sembrava molto nervoso e beveva pesantemente. Stabilimmo di restare vivi il più a lungo possibile, perché le abbondanti provviste e la riserva di ossigeno chimico non erano state danneggiate dal folle gesto degli insubordinati. Le bussole, i misuratori di profondità e altri strumenti delicati erano rovinati, per cui d'ora in avanti avremmo dovuto calcolare la nostra posizione basandoci sugli orologi, i calendari e la deriva apparente valutata dal confronto con gli oggetti che avvistavamo dagli oblò o dalla torretta. Per fortuna, avevamo batterie di riserva in grado di alimentarci per diverso tempo e di fornire sia l'illuminazione interna sia quella del faro. Spesso accendevamo il raggio intorno al sommergibile, ma solo per vedere delfini
che nuotavano paralleli alla nostra rotta di deriva. I delfini mi interessavano dal punto di vista scientifico, perché, sebbene il Delphinus delphis sia un cetaceo mammifero, incapace di resistere senza aria, una volta ne osservai uno per 2 ore senza vederlo riemergere. Col passare del tempo, Clance ed io decidemmo che la deriva ci portava sempre verso sud e che la nostra profondità aumentava. Osservammo la flora e la fauna marina e leggemmo molto sull'argomento perché avevo portato con me diversi libri. In questa circostanza non potei trattenermi dal notare le inferiori cognizioni scientifiche del mio compagno. La sua mente non aveva le qualità di quella prussiana, ma si trastullava con fantasticherie e domande oziose senza valore. L'eventualità della morte imminente lo assillava in modo strano. Piangeva di rimorso per gli uomini, le donne e i bambini che avevamo mandato a picco con le navi nemiche, dimenticando che è sempre nobile l'atto che serve lo Stato tedesco. Dopo un po' cominciò a dare segni di squilibrio, a guardare per ore la scultura d'avorio di cui si era impossessato e a imbastire storie fantastiche sugli oggetti perduti e dimenticati in fondo al mare. A volte ne approfittavo per fare un esperimento psicologico e lo assecondavo in quelle deviazioni, ascoltando le sue interminabili citazioni poetiche e i racconti di navi affondate. Mi rattristavo per lui, perché detesto veder soffrire un tedesco, ma non era il compagno ideale con cui morire. Quanto a me, ero orgoglioso, ben sapendo che la madre patria avrebbe onorato la mia memoria e che ai miei figli sarebbe stato insegnato a diventare uomini come me. Il 9 agosto sondammo il fondo dell'oceano e lo illuminammo con un potente raggio del nostro faro. Era una vasta piana ondulata, per lo più coperta di alghe e cosparsa dei gusci di piccoli molluschi. Qua e là si notavano oggetti dai contorni indefinibili, avvolti dalle alghe e incrostati di gusci, che Clance identificò per vecchie navi a riposo nella loro tomba. Una cosa che lo stupì fu un oggetto che sporgeva dal fondo marino per circa 1,5 metri. Era spesso 60 o 70 centimetri e aveva lati piatti e lisci che convergevano in uno strano angolo ottuso. Decisi che doveva essere uno spuntone di roccia, ma Clance insisté che c'erano dei bassorilievi. Dopo un poco cominciò a tremare e dovette allontanarsi senza fornire altra spiegazione che quella di essere sopraffatto dalla vastità, antichità e oscurità dell'abisso. La sua mente era stanca, ma io sono sempre un tedesco e notai rapidamente 2 cose. Che l'U-29 sopportava magnificamente la pressione di grandi profondità e che gli straordinari delfini erano ancora con noi, anche a un livello in cui la vita degli organismi superiori è giudicata impossibile dalla maggior parte dei naturalisti. Ero ormai sicuro di aver sopravvalutato la nostra profondità, ma non c'era dubbio che fossimo abbastanza sotto da rendere notevoli quei fenomeni. La velocità con cui procedevamo verso sud, a giudicare dal fondo marino, era la stessa che avevo calcolato ai livelli superiori, basandomi sull'avvistamento di organismi acquatici. Il pomeriggio del 15 agosto, alle 3:15, Clance impazzì del tutto. Fino a quel momento era rimasto nella torretta a scrutare il paesaggio con il faro, ma ora si precipitò nel compartimento biblioteca dove io leggevo e l'espressione della faccia lo tradì immediatamente. Ripeto ciò che disse, sottolineando le parole che il suo tono enfatizzava. «Lui chiama!
Lui chiama! Lo sento! Dobbiamo andare! Mentre parlava, prese la figurina d'avorio dal tavolo. Se la mise in tasca e mi afferrò il braccio, nel tentativo di trascinarmi verso il boccaporto che dava sul ponte. Capii subito che voleva aprire il portello e gettarmi nell'oceano, in un raptus di mania suicida e omicida, a cui non ero affatto preparato. Cercai di calmarlo e di svincolarmi da lui, ma Clance diventò più violento e gridò: «Vieni adesso! Non aspettare che sia troppo tardi! È meglio pentirsi ed essere perdonati che resistere e ricevere il castigo!» Tentai la carta opposta e invece di blandirlo gli dissi che era pazzo, assolutamente pazzo. Lui non si lasciò commuovere e gridò: «Se sono impazzito, è una grazia! Gli dèi compatiscono a chi, nel suo cinismo, riesce a conservare la ragione sino al momento orribile della fine! Vieni e impazzisci finché lui ci chiama con l'intenzione di perdonarci!» Lo sfogo aveva alleggerito la pressione del suo cervello, perché subito dopo si calmò e mi chiese di lasciarlo andare da solo, se proprio non volevo seguirlo. Immediatamente capii quello che dovevo fare. Clance era tedesco, è vero, ma un borghese qualunque e un volgare renano. Inoltre adesso era un pazzo pericoloso. Assecondando le sue richieste suicide, mi sarei liberato dell'uomo che non era più un compagno, ma una minaccia. Gli chiesi di darmi la figurina d'avorio prima di suicidarsi, ma questo lo fece esplodere in una risata così orribile e ambigua che non tornai sull'argomento. Gli feci presente che poteva lasciarmi un ricordo o una ciocca di capelli per la sua famiglia, nel caso mi fossi salvato. Ma di nuovo rispose con quella macabra risata. Si arrampicò sulla scaletta. Io andai ai comandi e a opportuni intervalli azionai i dispositivi che lo avrebbero condotto alla morte. Dopo essermi accertato che non era più a bordo, feci ruotare il faro per vederlo un'ultima volta. Volevo capire se la pressione dell'acqua lo avrebbe schiacciato, come teoricamente doveva, o se il corpo di Clance sarebbe rimasto intatto come quello dei fantastici delfini. Purtroppo non riuscii a localizzare il cadavere, perché i delfini erano ammassati intorno alla torretta e nascondevano la visuale. Quella sera mi pentii di non aver rubato la testa d'avorio dalla tasca di Clance, perché il ricordo mi affascinava. Anche se non ho un'indole artistica, non riuscivo a dimenticarne la fronte squisita, giovanile e coronata dall'oro. Mi dispiaceva, inoltre, di non avere nessuno con cui parlare. Pur non essendo mio pari intellettualmente, Clance era molto meglio che niente. Quella notte non dormii bene e cominciai a chiedermi quando sarebbe arrivata la fine. Certo, avevo poche possibilità di essere salvato. Il giorno dopo salì nella torretta e cominciai le solite esplorazioni con il faro. A nord la vista era la stessa degli ultimi 4 giorni, cioè da quando avevamo avvistato il fondo, ma mi resi conto che la deriva dell'U29 era meno rapida. Puntando il fascio di luce a sud, vidi che il fondo declinava ripidamente e che a tratti c'erano blocchi di pietra squadrati in modo regolare e disposti in maniera da riprodurre determinate configurazioni. Il sommergibile non affondò subito, adeguandosi alla maggiore profondità dell'oceano, ragion per cui dovetti puntare il faro verso il basso. A causa del rapido movimento, un filo si staccò e per alcuni minuti dovetti eseguire le riparazioni. Poi la luce inondò di nuovo la valle sottomarina.
non conosco nessun tipo di emozioni. Ma quando vidi ciò che appariva nel fascio di luce elettrica, il mio stupore fu grande. Appartengo alla miglior Kultur prussiana e so che non avrei dovuto meravigliarmi, perché tanto la geologia che le tradizioni ci parlano di grandi spostamenti nelle aree oceaniche e continentali. Ma davanti a me si stendeva un'elaborata ragnatela di edifici in rovina, di stile magnifico e inclassificabile, in vari stadi di conservazione. La maggior parte sembravano di marmo e scintillavano bianchissimi sotto il raggio del faro. La pianta generale era quella di una grande città, in fondo a una valle piuttosto stretta, con templi e ville isolati sui ripidi pendii. I tetti erano caduti e le colonne erano spezzate, ma sul complesso aleggiava un'atmosfera di splendore antichissimo che niente poteva cancellare. Trovandomi di fronte a quell'Atlantide, che per anni avevo ritenuto un mito, diventai il più scrupoloso degli esploratori. In fondo alla valle era scorso un fiume, perché esaminando la scena più da vicino, vidi i resti di ponti di pietra e marmo, di argini, terrazze e lungofiumi che un tempo dovevano essere stati verdi e stupendi. Nel mio entusiasmo diventai sciocco e sentimentale come il povero Glenz, e fui molto lento nel notare che la corrente da sud era finalmente cessata, permettendo all'U-29 di planare sulla città inabissata come un aereo su una città di superficie. Fui tardo anche nel notare che lo stuolo di delfini si era dileguato. Nel giro di un paio d'ore il sommergibile si era posato su una piazza lastricata, vicina alla parete rocciosa della gola. Da un lato vedevo lo spettacolo della città che digradava dalla piazza verso l'antica sponda del fiume. Dall'altro, a una vicinanza sbalorditiva, potevo scorgere la facciata elaboratissima e perfettamente conservata di un grande edificio, che giudicai un tempio ricavato nella roccia. Sulla struttura originaria di questa gigantesca costruzione posso fare soltanto delle ipotesi. La facciata, di dimensioni enormi, sembra racchiudere un vasto ambiente unico, perché le finestre sono molte e distribuite con regolarità. Al centro si apre una grande porta, cui si perviene per un'impressionante fuga di gradini, fiancheggiati da sculture squisite che ricordano personaggi di baccanali in rilievo. Davanti a tutto questo ci sono le alte colonne e il frontone, con sculture di straordinaria bellezza, in cui rivivono scene pastorali idealizzate e processioni di sacerdoti e sacerdotesse che reggono strani oggetti cerimoniali, in omaggio a una divinità solare. L'esecuzione è squisita, e se sotto un certo aspetto ricorda concezioni elleniche, è tuttavia profondamente originale. L'impressione che si ricava è quella di una terribile antichità, come se fosse la più remota invece che la più prossima parente dell'arte greca. E non ho dubbi che ogni particolare del grande tempio sia stato modellato nella roccia vergine del nostro pianeta. È evidente che la costruzione fa parte della parete, anche se non riesco a immaginare come sia stato scavato l'immenso interno. Forse una grotta o una serie di grotte hanno fornito il nucleo. Né il tempo, né l'acqua hanno eroso l'antico splendore del tempio. Perché di un tempio si tratta, non ho dubbi. E oggi, dopo migliaia d'anni, è ancora indenne e inviolato nella notte eterna e nel silenzio dell'abisso marino.
Non so quante ore abbia passato a guardare la città sommersa. I suoi edifici, archi, statue, ponti e il tempio colossale, ricco di fascino e mistero. Pur sapendo che la morte era vicina, la mia curiosità era divorante e ruotai il faro tutto intorno per scorgere altri particolari. Il fascio di luce mi consentì di individuarne parecchi, ma non mi lasciò vedere nulla oltre la porta spalancata del tempio. E dopo un poco lo spensi, ben sapendo che dovevo risparmiare corrente. Il fascio ormai era molto più debole di quanto fosse durante le settimane di navigazione alla deriva, e il mio desiderio di rivelare i segreti della città sommersa era accresciuto dalla scarsità di luce. Io, un tedesco, dovevo essere il primo a calpestare quelle strade dimenticate dal tempo. Presi una tuta da palombaro, munita di giunti, e la esaminai. Poi feci qualche esperimento con la lanterna portatile e il rigeneratore d'aria. Benché prevedessi qualche problema nel maneggiare da solo i doppi portelli, decisi che chiunque avesse la mia preparazione scientifica doveva essere in grado di superare quello e altri ostacoli e di spingersi personalmente nella città morta. Il 16 agosto effettuai la prima escursione e mi feci strada laboriosamente tra le viuzze in rovina che si snodavano, strozzate dal fango, verso il fiume. Non trovai scheletri né altri resti umani, ma tra minute sculture scoprì un paradiso archeologico. Non ho il tempo di parlarne se non per confessare il senso di riverito stupore che una cultura così progredita suscita in me. Una cultura all'apice della gloria quando l'Europa era abitata da cavernicoli e il Nilo scorreva inosservato verso il mare. Altri, guidati dal presente manoscritto, se mai verrà trovato, avranno il compito di svelare i segreti cui io posso soltanto alludere. Quando le batterie autonome si indebolirono, tornai al sommergibile e decisi che il giorno seguente avrei esplorato il tempio ricavato dalla roccia. Il 17, quando il mio desiderio di svelare i segreti del tempio si era più che mai acutizzato, dovetti subire una pesante delusione. Scoprii infatti che le batterie di ricambio per la lampada portatile erano andate distrutte in luglio, durante l'ammutinamento dei maledetti marinai. La mia ira era senza limiti, ma il buon senso germanico mi impediva di avventurarmi impreparato in un edificio completamente buio e che poteva rivelarsi il rifugio di un indescrivibile mostro marino o un labirinto di corridoi da cui non sarei mai riuscito a districarmi. Tutto ciò che potevo fare era puntare il debole faro dell'U29 e col suo aiuto salire i gradini del tempio e osservare le sculture esterne. Il fascio di luce entrava nella porta dal basso in alto e mi affacciai per vedere se riuscivo a distinguere i particolari dell'interno. Ma fu tutto inutile. Nemmeno il tetto era visibile e dopo aver saggiato il suolo con un bastone e aver fatto uno o due passi oltre la porta, non osai andare oltre. C'è di più. Per la prima volta in vita mia conobbi quella particolare emozione che è la paura. Cominciavo a capire i sentimenti del povero Clance, perché più il tempio mi attirava e più temevo con un terrore irragionevole i suoi abissi colmi d'acqua. Tornato al sottomarino, spensi le luci e rimasi a pensare nel buio. L'elettricità ormai doveva essere risparmiata per i casi d'emergenza. Sabato 18 passai tutto il giorno al buio, tormentato da pensieri e ricordi che minacciavano di sopraffare
la mia volontà teutonica. Clance era impazzito e morto prima di raggiungere le sinistre reliquie di quel passato remotissimo, e mi aveva consigliato di andare con lui. Era possibile che il destino mi conservasse la ragione solo per attirarmi verso una fine più orrenda, più inconcepibile di quella di qualunque altro essere umano? È evidente che i miei nervi sono stati messi a dura prova, e quindi devo scacciare queste fantasie poco virili. La notte di sabato dormii male e tenni accese le luci, incurante del futuro. Ma era seccante che l'elettricità non dovesse durare più dell'aria e delle provviste. Riesaminai i miei propositi di eutanasia e controllai il funzionamento della pistola automatica. Verso mattina devo essermi addormentato con le luci accese, perché mi sono svegliato ieri pomeriggio e ho trovato le batterie scariche. Ho acceso parecchi fiammiferi in successione e ho rimpianto acutamente la scarsa previdenza con cui avevamo consumato le poche candele. Quando si è spento l'ultimo fiammifero che ho osato sprecare, sono rimasto al buio a pensare. Mentre riflettevo sulla fine, la mia mente si è soffermata su una serie di avvenimenti precedenti e ha messo a fuoco una sensazione fino ad allora latente, ma che avrebbe fatto rabbrividire un uomo più debole e superstizioso. La testa del Dio Sole che appare nelle sculture del Tempio è identica a quella d'avorio che il marinaio morto ha portato fra noi dal mare e che il povero Clance ha restituito all'oceano. Sono rimasto leggermente stupito da questa coincidenza, ma non ho avuto paura. Solo un pensatore inferiore si affretta a spiegare ciò che è singolare e complesso usando la primitiva scorciatoia del soprannaturale. La coincidenza è strana, ma io sono un ragionatore troppo fine per collegare fra loro circostanze che non ammettono nessi logici, o per associare in una sequenza premonitrice tutti gli incidenti che ci sono capitati, dall'affare del Victory alla mia attuale tragedia. Ho sentito il bisogno di altro riposo e ho preso un sedativo per dormire ancora un po'. Lo stato dei miei nervi si riflette nei sogni, perché mi è sembrato di sentire le grida di persone che annegavano e di vedere facce di morti premute contro gli oblò. E in mezzo ai morti c'era, vivo e beffardo, il giovanotto con la statuina d'avorio. Devo essere cauto nel riferire quanto è successo oggi, dopo il mio risveglio, perché sono sconvolto e ai fatti reali sono mescolate indubbiamente una serie di allucinazioni. Dal punto di vista psicologico, il mio caso è molto interessante e rimpiango che non possa essere sottoposto all'esame scientifico delle competenti autorità tedesche. Appena ho aperto gli occhi, ho provato il fortissimo desiderio di esplorare il tempio scavato nella roccia. Desiderio che aumentava ogni istante e al quale cercavo di oppormi attraverso un'emozione che agisse in senso contrario, cioè la paura. Poi, nonostante che le batterie si fossero esaurite, mi è sembrato di vedere una luce e dall'oblò che si apre verso il tempio ho notato una misteriosa fosforescenza nell'acqua. Il fenomeno ha risvegliato la mia curiosità, perché so che nessun organismo delle grandi profondità è in grado di emettere una luminosità del genere. Prima che potessi indagare, è avvenuto un altro fenomeno, stavolta così razionale
che mi ha costretto a dubitare dell'oggettività di qualunque impressione colta dai miei sensi. Si è trattato di un'allucinazione uditiva. La sensazione di un suono ritmico, melodico, come un canto bellissimo, ma assurdo, o un inno cantato in coro. E veniva dall'esterno, nonostante che lo scafo dell'U-29 sia assolutamente a prova di suono. Convinto di trovarmi in uno stato psicologico e nervoso del tutto anormale, ho acceso dei fiammiferi e mi sono versato una generosa dose di soluzione al bromuro, che mi ha calmato fino a far scomparire l'allucinazione uditiva. La fosforescenza, invece, rimaneva e ho avuto una certa difficoltà a reprimere l'impulso infantile di avvicinarmi all'oblò per cercarne la causa. Era orribilmente reale e mi permetteva di vedere con una certa chiarezza gli oggetti familiari intorno a me, compreso il bicchiere vuoto che avevo usato per bere il bromuro e che non ricordavo di aver già visto dove si trovava adesso. Proprio questa circostanza mi ha fatto riflettere. Ho attraversato la stanza, ho toccato il bicchiere e mi sono reso conto che era effettivamente dove mi sembrava di vederlo. Ora sapevo che la fosforescenza era reale, oppure era parte di un'allucinazione così fissa e coerente che non potevo sperare di dissiparla. Abbandonata ogni resistenza, sono salito nella torretta per scoprire da dove provenisse la luminosità. Non poteva trattarsi di un altro U-boot e quindi di una possibilità di salvezza. Ebbene, che il lettore non accetti niente di quanto segue come verità obiettiva, poiché si tratta di avvenimenti che trascendono le leggi naturali e quindi devono essere il frutto soggettivo e irreale della mia mente provata. Una volta giunto nella torretta, ho dovuto constatare che il mare era molto meno luminoso di quanto mi aspettassi. Non c'erano tracce di fosforescenza animale o vegetale, e la città che digradava verso il fiume era invisibile nelle tenebre. Tuttavia, ho visto qualcosa che, pur non essendo spettacolare né terrificante, mi ha tolto l'ultimo grammo di fiducia nei miei sensi. Perché la porta e le finestre del tempio ricavato nella roccia erano vividamente rischiarate da una luce guizzante che faceva pensare a una grande fiamma accesa su un altare nei recessi profondi della costruzione. Gli avvenimenti successivi sono caotici. Mentre fissavo la porta e le finestre misteriosamente illuminate, sono caduto in preda alle più stravaganti visioni, così stravaganti, anzi, che non posso nemmeno parlarne. Ho creduto di vedere oggetti nel tempio, oggetti mobili e immobili, e ho sentito di nuovo il canto misterioso che mi aveva raggiunto al risveglio. E tutto era dominato dai pensieri e dalle paure che facevano capo al giovanotto Bruno e alla figurina d'avorio che avevo visto riprodotta sul frontone e sulle colonne davanti a me. Ho pensato al povero Clance e mi sono chiesto dove sia finito il suo cadavere con la figurina che aveva restituito al mare. Ha cercato di avvertirmi e io non gli ho dato retta. Ma d'altra parte era un molle renano, capace di impazzire per cose che un prussiano avrebbe potuto sopportare benissimo. Il resto è molto semplice. Il mio desiderio di entrare nel tempio è diventato un imperativo assoluto, preternaturale. Non posso resistervi più.
I miei gesti non sono sotto il controllo della ferrea volontà tedesca e sono in grado di decidere soltanto su questioni minori. Soffro della stessa follia che ha spinto Clance a suicidarsi nell'oceano, indifeso e senza tuta. Ma io sono un prussiano e un uomo pratico e userò fino all'ultimo la poca volontà che mi rimane. Quando mi sono reso conto che dovevo assolutamente andare, ho preparato la tuta e lo scafandro da palombaro e mi sono assicurato che il rigeneratore d'aria fosse pronto all'uso. Poi ho cominciato a scrivere questo frettoloso resoconto nella speranza che un giorno possa raggiungere il mondo. Chiuderò il manoscritto in una bottiglia e l'affiderò all'oceano quando lascerò per l'ultima volta l'U-29. Non temo nulla, neanche le profezie del pazzo Clance. Ciò che ho visto non può essere vero. E so che la follia di cui soffro non avrà altre conseguenze che la mia morte per asfissia, quando l'aria sarà finita. La luce nel tempio è una pura e semplice allucinazione. E io morirò sereno, da tedesco, nelle oscure e dimenticate profondità. La risata demoniaca che mi risuona nelle orecchie è solo il frutto del mio cervello indebolito. Tra poco indosserò la tuta e salirò coraggiosamente i gradini che portano al vecchissimo santuario. Quel silenzioso segreto di abissi incalcolabili e anni di cui si è persa la memoria.